Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2, prontissimi ad iniziare col nuovissimo DLC Pack 6 o Extra Pack 2 e con la nuovissima modalità storia che prende il nome di Storia Infinita. Abbiamo qui dinanzi a noi il nostro carissimo Blaze Pride Trooper, che avrà anche la trasformazione ovviamente in Super Saiyan Blue, ed abbiamo qui una faglia temporale, un buco nero molto molto strano e molto molto sospetto all'interno del covo del tempo, del nido del tempo. Quindi signori, io direi di interagire immediatamente con questo time rift, chiamiamolo così. Quindi vediamo un pochino. Che sta succedendo? Demigra? Siamo seri? È lui che arriva così con tutta la calma di questo mondo? C'è Demigra. Ci sarebbe Demigra. Chi altro può averti chiamato? Io non ci sto a capire nulla, ve lo dico, eh. Non ci sto capendo nulla. Ho avuto l'impressione che stessero parlando col Kaio. Cioè, è come. Ma è il Kaioshin del tempo? Non ci sto a capire nulla. Ok. No, vabbè, allora. Credo che lei sia la Kaioshin del tempo, quindi sia Klonoa, ma noi vediamo Demigra al posto suo, non capisco per quale motivo. Vediamo, eh. Intanto sì, il pattugliatore è diverso, quello lì di Xenoverse 1, tranquilli, lo so. Ed abbiamo, eccolo qui, Fu. Ma siamo gli unici a vedere ste cose. Ok, credo che sia Fu che sta stravolgendo tutto. E quindi sì, era Klonoa, però noi vedevamo dei Migra. Che sia lui che vuole risvegliare. Ok. Perché hai quello strano sguardo? Vediamo. Sì. Va bene. Cioè, i pattugliatori sono in preda ad una furia incontrollabile. Probabilmente anche noi siamo stati colpiti alla fine. Quindi vediamo Demigra, vediamo delle cose che non esistono. Ok. Ok.
È strano, è tutto strano. Non ho capito bene cos'è che dobbiamo fare. Cioè, dobbiamo andare a correggere sti nuovi errori, ste cose simili. Però vorrei capire come, cioè, dove andare. Quindi continuano ad esserci dei cambi, per l'appunto. Ed è Fu che li sta probabilmente. Cioè, Fu la causa in realtà. Vediamo. Va bene. Ah. E contro chi dobbiamo combattere? Cosa dobbiamo fare? Non lo sto capendo. Vediamo. Arriva Whis. Ok. E dov'è Beerus, tra l'altro? Oh, combatteremo contro Whis? Il nostro insegnante, vabbè. Ok. Ok, mi sa che affronteremo proprio lui. Affronteremo proprio Whis. Ti indicherò dove si trova la faglia iniziale. Vediamo. Due sono le cose. Dobbiamo affrontare Whis o dobbiamo andare a questa faglia? Ok. Va bene. Vediamo. Questa è la faglia temporale in cui entrerà. Il Kaioshin del tempo l'ha spostata qui da Canton City. Sembra che la faglia temporale stia avendo effetto sui cuori elementi della gente di Canton City. Pericoloso, eh? Comunque solo determinate persone possono entrare qui. Tu non dovresti avere problemi. Forza, sbrigati. Stai entrando nella faglia temporale, giusto? Ok, entriamo. Vai lì dentro con il tuo insegnante e impegnati al massimo. Vediamo. Ci troviamo... nel mondo dove Goku e Vegeta hanno preso il blu, mi sembra. Vediamo. Sì. Beh, ma adesso siamo dei Super Saiyan blu però, eh. Certo che lo sappiamo, certo. Perché tutto... deve essere per forza Fu. Non è Fu, era Beerus? No, non era Beerus, assolutamente, è Fu. Ma che casino sta succedendo? Ma siamo tornati al momento in cui Goku e Vegeta sbloccano il blu, o meglio si allenano per il blu. Non sto capendo. È un casino sta storia, ma è bellissima sta roba. Vediamo. Sì.
che viene al mare perché è chiusa Roma. Sì. Va bene, subito, immediatamente. Non vedo l'ora, fatemi combattere, per favore. Ok. Ah, ok, si presenta combattendo. Ok, nuovi problemi con le faglie. Quindi, oh, oddio, cos'è? Perché? Perché mi si apre subito sta roba? Vabbè, comunque. Allora, possiamo iniziare immediatamente a prendere a schiaffoni Fu. Carichiamoci prima di tutto. Ecco qui. E poi affrontiamo Fu prima di tutto in Super Saiyan Blue. Perché l'ho chiamato Fu. Completamente separato dall'ebro dell'inizio e della fine. In altre parole, possiamo... Oddio, non ho capito nulla. Mi pesa ammetterlo, ma hai ragione. Qualsiasi possibile cambiamento qui non... Oddio, devo rileggere un momento. Come fa a saperle decisamente qualcosa da nascondere? Ok. Qui non capisco quante cose devo fare. Cioè, devo combattere o devo leggere quella roba lì sotto? Infatti, il lavaggio del cervello è l'ultima squadra inviata, non è vero? Riportali alla normalità. Quindi si sta creando dei casini. Quindi è per questo che siete qui. Non mi crederete, ma vediamo. No, aspettate. Non ho creato io questa simpatica faglia temporale, né ho fatto lavaggi del cervello ai vostri pattugliatori temporali. Fermi, fermi. Che sta succedendo? È lui? Vediamo. Cioè, lui è un alleato o cosa? Deve essere per forza un nemico. Non è possibile. Ok. Vegeta? E Goku? Ok, sì, c'erano anche loro. Sì? Manco lui ci sta a capire nulla, cioè... Vabbè. Ok, combattiamo adesso contro Goku e Vegeta. Tra l'altro ci mettono sempre sto Goku così con gli abiti della risurrezione di F in Super Saiyan. E poi non la mettono come forma giocabile all'interno del gioco. Cioè, per quale motivo? Fatemelo capire, per favore. Allora, dai, iniziamo ad attaccare ancora una volta con Blaze. Speravo di cambiare. Ok, prima che liberassero i loro incredibili poteri di Super Saiyan Blue. Ma ora penso che sia una cosa noiosa. Bah. Per fortuna mi è venuta un'idea migliore. Non ho idea di cosa stia trovando e preferisco non saperlo. Dovrei combattere, trasformiamoci un attimo in blu. Allora, ho equipaggiato anche la Kamehameha Kaioken per 4. Così utilizziamo praticamente il blu col Kaioken. Ed è molto molto figa sta roba. Ecco qui, purtroppo non si possono utilizzare entrambe le trasformazioni. Oh, ma perché? Perché stanno attaccando solo me? Nemmeno questi due scherzano. Ok, l'energia di un dio. No, però non stanno utilizzando ancora il Super Saiyan Blue, eh. Sono ancora dei Super Saiyan. E caspita, che mi stanno combinando qui, eh. Ferma qui. Fermati qui in realtà, Goku. Abbiamo ancora più potenza. Tutto l'addestramento ha dato i suoi frutti. Ah, non mi trovo proprio in questa dimensione comunque a giocare, ve lo dico. Cioè, è orribile. È decisamente orribile. Pare che il potere del Super Saiyan Blue si risveglierà senza problemi. Ok, probabilmente a breve si trasformeranno. Quindi pare che Fu stesse cercando, in poche parole, di non far ottenere il Super Saiyan Blue a Goku e Vegeta per fare qualcosa. Ora che il loro livello di potenza è aumentato, vediamo cosa succede se dopo l'esposizione alle potenti onde Blutz. Super Saiyan di quarto livello? Per caso? Cioè, che cosa... No, no, fermi tutti, fate... Che sta succedendo? No, 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 fermi tutti, devo... Lo sapevo! Che sta succedendo? No, va bene! Ma cosa?
Che incredibile potenza. Così si prova questo. Ma cosa sta... Ma è bellissima sta roba. E la trasformazione. No, raga, cioè, io non so se state capendo, questa è la roba più bella che abbia mai visto. Cioè, hanno sostituito il Super Saiyan di quarto livello con il Super Saiyan Blu. Vedi, stai per affrontare due Super Saiyan di quarto livello. Cioè, è bellissima sta... Forse ci daranno la risposta su chi è più forte dell'altro. Cioè, se è il quarto livello il blu, magari, magari. Vieni qui Goku, vieni qui. Allora, fatemi vedere un attimo cosa avevo equipaggiato qui, perché non lo ricordo nemmeno, ve lo dico, eh. Allora, super pugno del dio, incredibile, impressionante. E quindi continuiamo ancora una volta a pestare Goku. Ecco qui, adesso perdiamo anche il blu però, se non stiamo attenti. Stranamente non perdiamo il blu. Forse perché sono io che sto picchiando ancora gli altri. Ah, ok, l'abbiamo perso, sembrava strano. Ok, Goku messo al tappeto. Rimane Vegeta che probabilmente sta combattendo. Comunque sta roba è bellissima. Bellissima. Cioè, davvero non me lo aspettavo minimamente. Fermati qui, Vegeta, fermati qui. No, no, fammi stare tranquillo, per favore. Fammi tornare di nuovo blu. Allora, ecco qui. Super Saiyajin Blu. Eccoci qui. E quindi combattiamo ancora una volta contro un altro Super Saiyan di quarto livello. Beh, a sto punto mi sa che è più forte il blu, perché signori, stiamo battendo due Super Saiyan di quarto livello, mica poca roba, voglio dire. Ecco qui, però io... Dai, prendiamoci una capsulina, almeno ce la prendiamo, perché non vorrei rischiare di fallire così la missione. Allora, Vegeta, fermati qui. No, ho sbagliato tutto, sbagliato tutto. Allora, no, abbiamo perso il blu, peccato, peccato. Ok, Vegeta ci sta schiaffeggiando ancora una volta, anzi ci sta prendendo a calci. Io direi a questo punto di chiuderlo. Chiudiamolo, allora, vieni qui Vegeta. Facciamogli sta raffica. Non riesco a chiudere Vegeta, è incredibile. Non so per quale motivo, ma è... Cioè, ma ci ha fatto anche la parata perfetta sul super pugno del dio, per farvi capire. Quindi, vediamo. Eh sì. Cioè, gli è piaciuto il quarto livello. Probabilmente non avranno ancora provato il blu, credo. Cioè, comunque è bellissimo perché Xenoverse cerca sempre comunque di unire sia GT con Super. Cioè, è bella sta roba, intanto è stato sbagliato lì, sa proprio io ho fatto suo, i sottotitoli, mi raccomando. Cioè? Che succede? Ciampa? Giustamente loro in questo punto della storia ancora non conoscono Ciampa e Vados, è vero? Sì? Ok. Anche lui. Il ciccione è anche forte, bellissima sta roba. Ok. Un millennio. Combattono loro due? Davvero? Tu vai ad aiutare Whis, probabilmente noi. Eh sì, mi sa che parla di noi. Vediamo.
Perché comunque mi sa che questo combattimento ce lo godremo nel prossimo episodio, ve lo dico, vediamo. Infatti sì. E quindi signori, io direi che per questo primissimo episodio è tutto. Davvero è iniziata col botto questa storia. Pazzesca, Super Saiyan di quarto livello al posto del blu. Ciampa e Vados così da un momento all'altro quando ancora non hanno raggiunto il blu i Super Saiyan. Cioè... Davvero una roba assurda. Demigra al posto della Kaioshin. Fu epico. È la roba più bella che abbia mai visto finora su Xenoverse 2. Assolutamente. E probabilmente anche all'interno di un gioco di Dragon Ball, per dirvi, a livello di modalità storia. Comunque, signori, direi che possiamo anche concludere qui. Ovviamente, vi invito a rimanere sintonizzati per i prossimi episodi della storia infinita. Quindi, mi piace, commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Condividete questo video e quindi vi do appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.